Soldi in cassa, il comune di Carrara ne ha davvero pochi e così per realizzare gli interventi più urgenti ad Avenza si dovrà puntare sulle risorse di enti terzi, cosa che altre amministrazioni prima di noi hanno già provveduto a fare. È una sorta di caccia al finanziamento quella che hanno lanciato stamattina l'assessore all'urbanistica Maurizio Bruschi e il consigliere regionale Giacomo Giannarelli. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello di puntare i riflettori su Avenza, provando a intercettare le risorse necessarie per sistemare alcune priorità, quali il rifacimento dei marciapiedi nella zona della centrale in via Giovan Pietro e l'eliminazione del passaggio a livello su via provinciale Carrara Avenza. Si sono mangiati tutto e quindi quest'anno non potremo realizzare grandi cose, possiamo però provare a intercettare risorse esterne, ha esordito Giannarelli anticipando che nel primo bilancio di previsione targato Movimento 5 Stelle lo spazio di manovra sarà davvero risicato. Per questo i grillini hanno iniziato a guardarsi intorno. La Regione ha finanziato molti interventi per la via Francigena. Carrara in questo senso ha perso un treno, ha spiegato l'assessore Bruschi, citando il caso delle opere realizzate nel suo comune di lavoro, quello di Camaiore, dove sono arrivate risorse importanti proprio per la sistemazione dell'antica strada dei Pellegrini. Carrara non ha chiesto e quindi non ha avuto, ha proseguito il titolare della delega all'urbanistica, lasciando intendere che però ci potrebbe essere ancora la possibilità di intercettare un po' di soldi da destinare ai marciapiedi. Altra priorità è l'eliminazione del passaggio a livello sulla provinciale Carrara Avenza e la realizzazione di un sottopasso. RFI ha le risorse, ha effettuato interventi analoghi, ad esempio a Livorno, e l'amministrazione carrarese sta avviando un confronto, ha proseguito Giannarelli. Il consigliere regionale e l'assessore, accompagnati da alcuni esponenti pentastellati dell'assise carrarese, hanno effettuato un sopralluogo nel centro storico di Avenza, raccogliendo altre segnalazioni da parte dei residenti. Dal nuovo recente crollo alla casa bombardata, dove sabato si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza urgente e su cui potrebbe scattare presto un'ordinanza sindacale, alle auto in una piazza Finelli solo teoricamente pedonalizzata, senza trascurare le tante lamentele su pulizia e decoro.